Tempo reale, tempo, tempo reale, L'informazione in diretta della provincia di Rimini Tempo reale. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale in questo 30 ottobre settimana corta. Eh, esatto, Quindi sono bravo. oggi e domani. Avevo esatto. promesso che l'avrei ricordato sì, ogni sì, giorno, sì, e giusto. così è. Come è giusto che sia, buongiorno Andrea Polazzi, una bella mattinata di sole. È un piacere essere qui con te, con tutte le Ma persone che. Noi siamo al sole. No, però eh, ho detto un piacere essere qui con te. Perché con mentire subito di prima mattina? che sono all'ascolto. Tu vorresti essere da altre parti. E davanti parti. alla televisione o davanti a uno tutti schermo Tutti noi lo sappiamo. Allora salutiamo tutti voi. Non salutiamo gli amici dei social questa mattina, perché almeno al momento ancora sui social non ci siamo. Ma ci arriviamo piano piano. Scusate il leggero ritardo, ma eh, come sempre la tecnologia. Non ci, eh, no, non ci assiste. Però insomma, piano piano ci assisterà. Quindi noi siamo pronti a stare con voi questa mattina. A darvi tutte le notizie che insomma più o meno abbiamo raccolto nella giornata di ieri, probabilmente anche qualche novità che arriverà proprio Ma in mattinata. Abbiamo un ospite: anzi, due ospiti: uno due. fisico e uno eh, telefonico ah. 337 511 336 avete sentito già che Andrea è un fire questa mattina. Quindi Ma sono... approfittate della sua capacità di essere così immediatamente solerte 337 511 336 volete mandateci audio video ecco questa mattina utilizzate il nostro WhatsApp anche per salutarci spesso tante persone lo fanno attraverso Dai, il E Ricordalo social. di nuovo qual è il WhatsApp? Qual è? Tre. Qual è? 3, 7, sì. 5, 1, 1, 3, 3, 6 Salvatevelo in manica Salvatevela, riservi, più come... so questo e non so il mio, cioè, Ma neanche il tuo, anzi no, il tuo sì perché più o meno sono uguali, io tutti so anche uguali. il tuo perché sono tutti uguali, esatto, cioè, infatti, quello è facile. perché devi dire cose senza dire allora pensarci. io vorrei partire Partiamo. in modo un po' più creativo questa mattina, noi semplicemente cioè, salutiamo cerchiamo... già, e andiamo via Cerchiamo di anche all'inizio, insomma, le, le novità di cronaca. Quest'oggi invertiamo un po' i fattori, ma il risultato promettiamo non cambia. Mamma mia, già la matematica. Perché così. una moltiplicazione non è una divisione, al limite, è moltiplicazione o addizione. Noi siamo scienza voi. e non fantascienza. Fanta allora, attenzione perché un paio di giorni fa c'erano arrivate delle segnalazioni, sì. delle segnalazioni con tanto di fotografie eh, che mostravano una realtà abbastanza problematica possiamo dire cioè non, non possiamo parlare di degrado perché non è che poi ci fosse immondizia e via dicendo, però effettivamente guardando il cortile di una scuola, il cortile di una scuola dove i ragazzi vanno tutti i giorni, ehm, qualcuno ci aveva detto: Ma che cosa sta succedendo all'ex scuola Pascoli? L'ex scuola Pascoli, per chi è di Riccione, sa bene che siamo eh, nella zona di Viale Romagna, siamo oggi eh, all'interno di una realtà che riunisce diverse scuole perché lì c'è la scuola alberghiera, c'è il liceo artistico, il liceo scientifico, che sono un'unica cosa. All'interno, in particolare dell'area che riguarda il liceo artistico, tante macerie, tanti lavori rimasti senza nessuna risposta da mesi e quindi questa persona ci chiedeva, ragazzi, che cosa sta succedendo? Perché è veramente un brutto spettacolo. Bene, Andrea ieri ha fatto le verifiche del caso, lo ha fatto con la provincia in particolare, anche se ancora non ha la riconferma del ruolo con sì, quello con che Giuliano Zamagni che nel precedente mandato in provincia, ricordiamo è di secondo livello, quindi insomma, sono i consiglieri di tutti i comuni che eleggono il Consiglio provinciale e poi nell'ambito del Consiglio provinciale vengono affidate delle deleghe per temi eh, che la provincia è chiamata a seguire. Tra questi quello delle scuole superiori, fino a un mesetto fa se ne occupava Giuliano Zamagni, esatto. e quindi ha seguito questa Partita relativa non a solo ad una scuola ma a tre istituti scolastici che sono rimasti coinvolti purtroppo loro malgrado, nel fallimento della ditta che aveva vinto l'appalto per gli interventi. Tra questi interventi, quello che era tra l'altro più in là come realizzazione, era proprio quello al liceo Volta Fellini di Riccione. Allora abbiamo cercato di capire tramite l'interessamento anche di eh, Giuliano Zamagni quella che è la situazione e se si è effettivamente sbloccata oppure no. Sentiamo. Si allungano i tempi per i cantieri in corso sulle scuole superiori riminesi, ma la buona notizia è che qualcosa inizia a muoversi. Tre gli interventi rimasti a lungo bloccati. A Rimini la succursale dell'Istituto Alberti e la realizzazione della nuova palazzina davanti ad Einstein e Valturio a servizio di tutto il polo scolastico della colonnella, mentre a Riccione il cantiere già in fase avanzata del liceo Volta Fellini. Tutto fermo però a causa del fallimento della ditta che aveva vinto gli appalti, finita in liquidazione. Davanti al liceo artistico della Perla Verde, ad esempio, si sono accumulate da mesi macerie in piena vista e a poca distanza dalla zona di passaggio degli studenti. Non solo, gli interventi strutturali per l'antisismica si sono interrotti a metà dell'opera con i ferroi dell'armatura che spuntano dai grandi blocchi di cemento armato posizionati lungo le pareti esterne. Una situazione segnalata anche da alcuni cittadini. La provincia è corsa ai ripari, avviando già nell'estate le procedure di nuova assegnazione e finalmente la situazione si è sbloccata. A Riccione l'impresa subentrata ha posizionato il telo scuro a coprire l'area di cantiere. Presto sarà sostituito con quello decorato, al cui disegno stanno lavorando proprio i ragazzi del liceo. La nuova impresa sta riprendendo in mano l'intervento e in questa fase, fanno sapere dalla provincia, si sta organizzando per portare il personale a riccione e far ripartire i lavori veri e propri, partendo dalla sistemazione interna ed esterna del cantiere per passare poi al completamento della copertura per impedire che entri la pioggia. Luce in fondo al tunnel anche per gli interventi in zona Colonnella e all'Alberti, anche in questo caso infatti la provincia ha individuato le nuove ditte. Il peggio sembra quindi essere alle spalle, anche se tra interruzioni e ripresa in carico ci sono stati non pochi rallentamenti che faranno slittare il termine dei lavori. Eh, ma noi siamo abituati agli slittamenti. Eh, sì, no? Allora, siamo tornati operativi sui social dove ci arrivano i saluti di Irene, Walter e Gianni, che noi subito. contraccambiamo anche quello di Antonio, che ci augura anche buon lavoro. Mentre sui social ci ha salutato Walter e eh, Giorgio dicendoci che purtroppo negli ultimi giorni non collegati con voi, un po' per, un po per colpo della strega, siamo, nel, siamo nel periodo giusto, <ride> ma un po' anche per il compleanno dei come per i reali che festeggiano per lunghi periodi. È giusto. Noi ci accudiamo giusto. sperando di essere ancora nel periodo compreso e, e facciamo nel fare, gli, appunto, auguri. gli auguri assolutamente quindi a adesso Giorgio. operativi 337-511-336 la nostra pagina facebook la tv, la radio se volete okay. ci trovate adesso potete spegnere tutto e andare via allora avete visto nelle immagini anche a le immagini sono proprio relative al pomeriggio di ieri e, tra l'altro insomma abbiamo dato anche questa notizia ad una prof del liceo artistico che passava da quelle parti chiedendo informazioni insomma su quello che stavamo facendo dice eh, ma la ditta è fallita e eh, abbiamo provato a dare una buona notizia io sinceramente fin quando non vedo ripartire i lavori rimango sempre un po' scettica poi assoluta, assoluta fiducia nei confronti anzi della tempestiva verifica eh, del consigliere Tamagni al di là della fiducia sulla tempestiva verifica ci sono degli atti ufficiali che hanno visto eh, certo. il riaffidamento degli interventi è ovvio che il cantiere che è stato portato avanti fino a un certo punto era una ditta una volta che c'è il nuovo affidamento non è che la ditta è dietro l'angolo e gli altri operai escono e si infilano e iniziano a lavorare Ma sai perché, ovviamente Andrea, la nuova ditta che... deve prendere eh, conto verificare la situazione, vedere a che punto si è arrivati trovare le maestranze e poi iniziare allora, i lavori quella scuola chiaramente, quell'edificio scolastico aveva da tempo ha bisogno dei lavori perché, come si diceva, era l'ex scuola media Pascoli, quindi di anni ne ha tanti quella scuola, vi posso assicurare, per certezza, abbastanza eh, conclamata. E quindi sicuramente sono importanti. Quel. Peccato per tutto il resto, perché, questo esempio, sono giornate molto belle. È vero che oggi quando sei liceo non è che ti mandano a fare la merenda di fuori. Però no. ti posso assicurare che quello spazio: di solito lì... quando sei a liceo, <ride> tu esci a prescindere fai la merenda dove ti pare. Sì, ci sei... sono anche i, ca i canestri perché Te probabilmente sono immagini? relativi anche alla vecchia scuola. Comunque, insomma, speriamo che il tutto riparta presto. Io prometto di fare delle verifiche puntuali, non dico ma quotidiane, ma quasi. Gli occhi dei cittadini su riccione eh Sì, certo. Torniamo invece un attimo sul tema scuola, poi ah, dopo torniamo alla cronaca sì. che questa mattina abbiamo colpevolmente lasciato, non proprio come prima notizia, ma va bene anche così perché fortunatamente le notizie sono di altro tipo, perché invece non arrivano buone notizie e anche lì stiamo parlando di cantieri mm. per un'altra scuola su eh, cui già, diciamo che prima dell'inizio dell'anno scolastico c'erano state allora. tante tante polemiche. Allora, sai cos'è che ci sta tutto e adesso vi andiamo a, ad aggiornare sulla uh, scuola Saffi. Siamo a Sant'Arcangelo. Sant e che alla fine le voci in questo caso sono confermate, nel senso che avevamo detto qualche tempo fa anche gli stessi insegnanti che poi sui quotidiani non avevano voluto, uh, cioè avevano voluto restare anonimi, avevano detto ma a noi sembra che i lavori vadano a rilento, temiamo che non si possa poi eh, ri, rientrare nelle aule dove sono in corso gli interventi per l'avvio del, de, del post natalizio perché questo è un po' il timing Posso che era dire stato dire dato. Che, no? Cioè, no, per carità, allora ehm, questa polemica scoppia poche settimane dopo, poche sì, settimane dopo qua, mh, che si è insediata la nuova amministrazione comunale. I lavori alla la scuola saffi erano chiaramente in ritardo l'amministrazione si prende a questa realtà e dice cercheremo di fare il possibile per eh, far sì che il cantiere sia completato il prima possibile per cui eh, a natale entro natale contiamo che il cantiere sia terminato in modo tale che durante le vacanze eh, le persone gli addetti insomma il personale scolastico possa risistemare tutto e a gennaio con il rientro dalle vacanze natalizie i ragazzi possano tornare a scuola. La polemica lì era stata non solo su quell'edificio che evidentemente aveva bisogno e ha bisogno di riqualificazione quindi ci mancherebbe altro che mandiamo i nostri ragazzi a scuola non in delle situazioni sicure. La eh, lavori sull'antisismica esatto, sono, sono fondamentali. Il vero problema era legato anche in quel periodo ai genitori che erano un po' sul piede di guerra come è bene dire perché effettivamente erano giustamente preoccupati perché spostare i ragazzi in altri plessi eh, la, gli Autobus, era autobus stato un carizzo, problema legato, no? esatto. sì, legato soprattutto agli poi spostamenti. È abito, poi eh? è stato aumentato anche il numero dei bus a disposizione degli studenti. Però insomma che qualcosa non andasse come doveva era un po' uh, chiaro. Quindi, e che quindi l'amministrazione ha convocato uh, i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori per aggiornare appunto sulla situazione che ricordiamo ha comportato per alcuni studenti lo spostamento nei plessi Pascucci e Ricci esatto. di San Vito e cos'è emerso? è emerso, e emerso che nel, proprio all'inizio del mese di ottobre l'azienda che si occupa dell'intervento ha informato il comune eh, in merito ad alcuni problemi di fornitura si parla mh, poi andiamo nel dettaglio magari che problemi di fornitura che avrebbero fatto slittare di due mesi la consegna, quindi si parla di due mesi in più rispetto a quelli previsti, quindi post vacanze natalizie. Poi, cosa dice il comune? Le pressioni da parte dell'amministrazione hanno portato a sbloccare la situazione, è stato sottoscritto un contratto da parte della ditta esecutrice, è stato inviato l'ordine per la fornitura di quelli che sono i telai esterni che eh, mancavano. Però il rientro dovrebbe tardare secondo l'amministrazione la, eh, di una quarantina di giorni rispetto a quanto previsto. Quindi si andrebbe in sostanza verso fine febbraio, primi di marzo. Stando a. a guarda, il rientro a scuola sappiamo è il 7 di, eh, di gennaio, vai avanti di una quarantina di giorni, che magari poi sono 45, perché poi nel momento in cui l'opera viene consegnata poi ci saranno anche sopralluoghi, verifiche e quant'altro. Quindi si slitterà. Alla parte finale dell'inverno, i primi di marzo, se questi nuovi tempi saranno comunque rispettati, ricordiamo che è un intervento tra l'altro cospicuo perché l'amministrazione mette sul piatto oltre un milione di euro per la messa uh, a norma antisismica del, dello stabile. E quindi insomma vedremo, noi chiaramente staremo sul pezzo a cercare di capire anche se effettivamente, però insomma d'altra parte guarda, per, sappiamo bene quando, cioè, dai cantieri di casa, a quelli sugli edifici pubblici, i tempi anche che vengono fissati dalle maestranze spesso insomma, sa bene anche chi sta non so, sistemando casa, utilizzati i bonus e quanti ritardi ci siano, quindi anche questo poteva essere messo in conto. Torniamo alla cronaca, anzi in realtà Torniamo, non ci siamo mai andati. Abbiamo alla alla una cronaca per iniziare da questo macabro ritrovamento, abbiamo alcune immagini, eh, alcune fotografie, eh, ieri nel pomeriggio siamo in zona Bellaria, poco dopo le 15, fiume Uso, il tratto compreso tra i comuni di Bellaria e quelli di San Mauro. Alcuni addetti allo sfalcio stavano lavorando in una stradina di ghiaia lungo il canale. Hanno notato un corpo riverso in acqua a faccia in giù. Dalle prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un cittadino marocchino di 48 anni. Il corpo è stato recuperato dalla squadra soccorso acquatico dei vigili del fuoco, sul posto ovviamente carabiniere e polizia locale per eh, i rilievi. 48enne regolare sul territorio, trasportato in obitorio anche per l'ispezione cadaverica. La morte eh, risalirebbe alla giornata di ieri, quindi po poco prima del ritrovamento, in sostanza. La prima ipotesi, stando alle prime ispezioni che sono state effettuate, è che si tratti di morte naturale. L'uomo aveva con sé, tra l'altro, portafoglio e cellulare. E questo è insomma quello che abbiamo saputo nel pomeriggio di ieri, insomma poi trovate anche altri dettagli sul nostro sito newsrimini.it. Torniamo, invece in questo caso torniamo perché effettivamente negli ultimi giorni ne stiamo parlando tante volte, però oggi c'è una cosa da dire anche dal punto di vista delle indagini, o meglio era già data. Parliamo questa... esatto. esatto. Prendiamo Prendiamo delle del indagini delitto. sul delitto sì. di Pierina Paganelli. Ora, questa persona di cui parleremo tra poco nel servizio redatto dal nostro Lamberto Abbati, non è la prima volta che dice questa cosa, è la famosa persona, famosa perché, ma famosa non, non, cioè, probabilmente non lo voleva diventare, perché si può ipotizzare che sia lei. Quella che si vede nel famoso fotogramma della farmacia, che si, in cui si vede Il una video, persona che sì, ha dato delle... un video, diciamo che è considerata un po' da tutti, dal punto, dal punto di vista mediatico, anche la prova regina della colpevolezza o della presunta colpevolezza di Luis da Silva. E, però le cose cambiano ancora una volta. Bene, ci ricostruisce il tutto Lamberto Abbati, poi eventualmente possiamo discuterne, però in realtà andiamo passo passo perché qui ogni giorno c'è qualche novità. Sono sicura al mille per mille che quello sono io. Quella sera sono uscito dal bar e sono passato di lì per tornare a casa. Il condomino di via del Ciclamino, colui che, secondo i difensori di Luis da Silva, viene ripreso mentre alle 22.17 del 3 ottobre 2023 transita davanti alla Cam 3 della Farmacia San Martino, ha ribadito ai giornalisti delle TV che quella sagoma è la sua, aggiungendo: L'ho detto anche in questura quando gli investigatori mi hanno chiamato, dichiarazioni che se confermate dagli accertamenti che dovrebbero svolgersi nel corso dell'ormai imminente incidente probatorio scagionerebbero da Silva. La procura però resta convinta che la sagoma dell'ignoto corrisponda a quella del senegalese e non del vicino e presto depositerà appunto la richiesta di incidente probatorio. Il condominio da Silva verranno fatti transitare nello stesso punto in cui viene ripreso l'ignoto e le due immagini verranno poi comparate. L'esperimento assicura la procura verrà replicato con le stesse condizioni presenti la notte dell'omicidio. Intanto ieri sera, intorno alle 22, gli avvocati di Luis, Riario Fabri e Andrea Guidi sono tornati in via del ciclamino insieme a consulente e collaboratori per svolgere nuovi accertamenti sul percorso effettuato dal killer, accertamenti che a detta della difesa dimostrerebbero che l'assassino non avrebbe potuto uccidere e poi percorrere il tragitto ipotizzato dall'accusa in appena 3 minuti e mezzo insomma le indagini proseguono ogni giorno arriva un tra l'altro questo uh, vicino era stato chiamato in casa anche in altre circostanze sì, sì. poi non si capisce bene nelle interviste dice sì sono io poi davanti alle forze dell'ordine invece sembra meno sicuro diventa un po' complicato sicuramente non facilita uh, le indagini ma se questo... tu ti vedessi in un video ma di Ma ti riconosceresti? È... non lo so anche perché se il video, è que cioè il video è quello che poi è stato mostrato, è quello di dominio pubblico. Non Beh, è no, che ma le io immagini... capisco che noi non lo possiamo. Cioè, o no. meglio, io dico: potrebbe essere, potrebbe non essere, ma se vedessi me, ma più forse che altro, avrei meno dubbi. Non lo so, però. Guarda, che è talmente tutto io, confuso. Nell'immediatezza, quando accade una cosa del genere, il 3 ottobre il 4 direi ma guarda sono passato sono proprio lì, lì alle 10 invece che sia emerso così cioè nel senso è eh, questo anno. e eh, poi no, appunto meno dici, di un anno perché, sì, perché lui ne aveva già parlato è, però è in realtà Andrea cioè nel senso qui cioè, si, si sovrappongono anche diciamo due tribunali diversi o due tribunali che uno è quello che trovano i giornalisti parlano chiedono si informano eh, tornano a parlare con le persone dopo un po' di tempo e quelli che sono invece il tribunale che Ancora chiaramente non è tribunale, però sono gli investigatori. Ma staremo a vedere, insomma, sicuramente ci saranno anche altre novità. Allora, io mi allargo un attimo Allarga rispetto ti. al territorio provinciale per una nota appena arrivata dalla Guardia di Finanza di Forlì Cesena. Ma in qualche modo, secondo me, è un tema che si aggancia anche a uno dei prossimi servizi. Cos'è accaduto? È accaduto che i finanzieri del Comando Provinciale di Forlì Cesena hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare interdittiva nei confronti di un avvocato forlivese, nominato dal giudice tutelare del Tribunale di Forlì amministratore di sostegno di 50 soggetti deboli. All'uomo al quale appunto era stato affidato il patrimonio, la gestione del patrimonio di numerosi anziani e nei cui confronti è stata ora disposta la sospensione dall'incarico per 12 mesi, sono stati sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 114 mila euro che sarebbe pari alla somma da lui sottratta ai propri assistiti. Esaminando le movimentazioni finanziarie effettuate, le Fiamme Gialle hanno infatti scoperto che l'avvocato aveva trasferito su conti correnti personali o su quelli di propri congiunti e di altre persone ingenti somme di proprietà degli amministrati attraverso bonifici, assegni e prelevamenti in contanti, senza motivate e documentate ragioni di interesse degli assistiti e in mancanza della specifica autorizzazione da parte del giudice tutelare. Le indagini hanno fatto emergere in particolare che le indebite e plurime, leggo nella nota, movimentazioni di denaro poste in essere dal suddetto amministratore, oltre ad essere orientate verso l'indebito soddisfacimento di interessi personali, ma quindi dai. evidentemente li utilizzava eh, per, per i e difendere, non sono state ricomprese nei rendiconti periodici di gestione della specifica della specifica normativa che prevede insomma la specifica normativa per questi motivi è stato denunciato per le ipotesi di reato di peculato, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e omissione di atti d'ufficio, tutto nell'ambito dell'operazione che è stata denominata falso sostegno. Quindi Questa per capire è... come insomma, l'attenzione debba restare alta questa settimana è già la terza volta in tre giorni che parliamo di truffe nei confronti delle, delle persone delle persone fragili, delle persone anziane in questo caso da parte di chi è stato nominato in maniera rigorosa e ufficiale come eh, una persona che dovrebbe, che dovrebbe, che dovrebbe tutelare. tutelare certo che dovrebbe prendersi cura anche dell'interesse della persona debole o fragile proprio perché non c'è nessun altro che lo possa fare Bene, questo è e ci fa aprire un po' lo sguardo, ma in realtà in tema di truffe, e qui ci facciamo aiutare dal nostro sito newsrimini.it c'è questa truffa di questo no, giovane. Ti dico di più: c'è ah, un servizio. un servizio, molto bene, molto, molto bene. Abbiamo un servizio in merito a questa truffa eh, effettuata ai danni di un'anziana da parte di un ragazzo che si è finto suo nipote. Si è fatto consegnare denaro e gioielli, però la donna poi. Si è accorta che qualcosa non quadrava, ha chiamato subito le forze dell'ordine e lì è avvenuto anche un arresto. Ma Brava sentiamo, signora. Nonna c'è da risolvere un grosso guaio, ma al telefono non era suo nipote, bensì un truffatore di 19 anni. Sembrava una preda facile, ma alla fine la signora di 82 anni vittima del raggiro ha ripreso consapevolezza di quello che le era appena successo e ha chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato in flagrante per truffa. Si tratta di un ragazzo marchigiano residente in Campania che si è finto nipote della donna e ieri pomeriggio ha chiamato fingendo mal di gola per giustificare la voce non familiare per chiederle denaro. Perché la mamma aveva avuto un problema di giustizia e serviva immediatamente denaro per risolvere un grosso guaio. Dopodiché ha detto che a breve sarebbe passato un suo amico a ritirare soldi e preziosi. Pochi minuti dopo però è stato lui stesso a suonare il campanello della vittima con uno zainetto per simulare di essere uno studente di liceo, come il suo vero nipote, e farsi consegnare un bracciale, spille, un orologio e 800 euro in contanti. La signora, passato lo sgomento iniziale, si è però resa conto di essere stata raggirata e ha contattato il 112. I carabinieri hanno bloccato il 19enne nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Nello zaino c'erano gli oggetti rubati, nascosti tra libri e quaderni di scuola. La refurtiva è stata restituita all'anziana e lui è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza. In mattinata è stato convalidato l'arresto. Pare che il ragazzo girasse l'Italia in treno per perpetrare tali truffe. Sarà verificato se ne abbia commesse altre in questo territorio. Al momento risulta incensurato. Difeso dall'avvocato Andrea Guidi, il 19enne ha chiesto il patteggiamento. L'udienza sarà il 31 ottobre. E questo insomma è un Domani. pendolare della truffa. Sì, prendeva un il giovane treno. pendolare della Truffa, magari aveva anche quegli abbonamenti sì, sì, esatto, prendeva facilitati il treno, quindi, per, eh, per i ragazzi, per, i, per gli per studenti i giovani, universitari. Certo, no? È certo, per... Eh, certo, però lo sfruttava. Cioè, poi era anche ecosostenibile, si muoveva in treno, infatti, no? Cioè, esatto. No, perché noi guardiamo all'ambiente, giovani fortuna, combattete per l'ambiente. Ci sono persone anche con qualche capello bianco che la testa invece è molto, molto lucida. Ovvio che lì per lì ti fai prendere un attimo dalla, Vabbè, dalla fretta su quello giocano, no? Però avere la lucidità poi di dire, no, aspetta. Aspetta un attimo, forse è sempre meglio una chiamata in più al 112 che una in meno. Poi Concordo. se era tutto a posto non è che ti arrestano il nipote. <ride> anche perché, allora sì, non, diciamo non arrestano il nipote di qualcun altro, visto che il tuo non è qui. Esatto, no, nel Ma, senso... Per carità, questo ragazzo avrà pure anche dei nonni, quindi insomma speriamo che ritorni a più miti consigli speriamo rispetto non alla si sua... Sì, che si è allenato con loro. È stato condannato a quattro anni, questa notizia la leggiamo sul nostro sito, non so se vogliamo dare anche, visto che finalmente anche il mio PC è stato wow. così portato alla possibilità di essere visionato. Ma adesso vediamo perché Matteo sta anche facendo degli altri lavori, per questa mattina appunto la televisione non va, insomma. Comunque è stato condannato a quattro anni, la storia è molto, mh, posso dire triste, perché... Eh, tutto ciò riguarda un ambito educativo, ne abbiamo parlato tanto di questa, di questa storia e proprio devo dire a me aveva colpito tanto. È stato comunque condannato a quattro anni di reclusione eh, dal GUP del Tribunale di Reggio Emilia. Andrea Davoli, forse qualcuno lo ricorda questo nome, 52 anni, professore di religione proprio di Reggio Emilia, accusato di aver avuto rapporti sessuali con una ragazzina di 14 anni mentre era in ritiro spirituale a Rimini, era una. Una, eh, diciamo un ritiro spirituale di comunione e liberazione eh, che si, questo ritiro si era tenuto dal 6 all'8 aprile del 2023 credo nel periodo della, della pasqua eh, l'inchiesta era stata aperta dal sostituto procuratore di Rimini davide ercolani ieri pomeriggio in rito abbreviato l'educatore è stato condannato appunto dal tribunale e mh, il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche ha ritenuto che ci fosse il consenso della ragazzina che comunque Ricordiamo a 14 anni, al tempo aveva 14 anni, seppure viziato. Eh, Andrea, c'è qualcuno che chiama la tua attenzione? Seppure viziato dalla minore età, riqualificando il reato in atti sessuali con minorenne. Davoli si trova ancora in carcere dal 18 luglio di quest'anno e complessivamente ha già scontato oltre un anno di reclusione. Quindi, insomma, sono quattro gli anni eh, chissà, è una vicenda veramente. Non commento, facciamo così che è meglio, e lasciamola lasciamo la lì all'attenzione, all'ascolto e al alla giudizio delle persone che, che ci stanno seguendo. Adesso direi che possiamo entrare a bomba. Entriamo a bomba, a bomba sul tema delle concessioni demaniali. <coughs> ci siamo già entrati ieri, però tu questa mattina ci hai voluto. ieri in realtà, ieri non in trasmissione perché. No, in non realtà, in trasmissione, la notizia del pomeriggio. Ieri. Intanto ci salutiamoci Cinzia, che credo ci... Cinzia, buongiorno, c'è anche il nostro Roberto Nanni che ci saluta. Ah, buongiorno Roberto, vedi. Oggi c'è il sole Roberto e Lunedì ci guarda. sera si è sbloccato il decreto, il decreto fitto sulle concessioni demaniali. E. Mi è venuto un dubbio. L'ho esportato questo servizio sulle concessioni dei maniali. Ce l'abbiamo? Sì, sì. Allora vediamo cos'è emerso in commissione e se questo uh, decreto mette d'accordo tutti. Mette d'accordo tutti? No, no, no Assolutamente no. Dopo l'inatteso stop nella seduta precedente, le commissioni finanze e giustizia della Camera dei Deputati hanno dato lunedì sera il via libera al decreto salva infrazioni che comprende il cosiddetto decreto fitto sulle concessioni demaniali. Il testo approvato, nato da una condivisione con l'Unione Europea, non introduce modifiche sostanziali ed è il via libera alla messa a gara delle concessioni da parte degli enti locali entro il 30 giugno 2027. Appena un paio i cambiamenti. Il primo prevede l'esclusione dall'ambito d'applicazione della direttiva per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, titolari di concessioni balneari, che svolgano le attività no profit in via stabile e principale, come ad esempio i club nautici e i circoli velici. L'altra modifica prevede invece che i manufatti amovibili presenti sulle concessioni, fino alle nuove aggiudicazioni, possano essere mantenuti anche durante la stagione invernale. Niente da fare invece per il riconoscimento del valore aziendale ai gestori uscenti. Il decreto prevede solo che i nuovi gestori riconoscano ai titolari uscenti un corrispettivo economico pari agli investimenti non ammortizzati e all'equa remunerazione di quelli effettuati negli ultimi cinque anni. A calcolare l'indennizzo sarà un perito sulla base dei criteri che il Ministero dovrà emanare entro il 31 marzo del prossimo anno. Sul piede di guerra le categorie che contestano il mancato inserimento del valore d'impresa per indennizzare il concessionario uscente, nel mirino anche il mancato inserimento di un numero minimo dei bandi a cui un unico soggetto può partecipare, aspetto che secondo gli operatori rischia di aprire le porte alle grandi multinazionali. E tra i balneari c'è chi pensa anche di ricorrere alle vie legali. E se gli operatori si sentono delusi e traditi dal governo, anche le opposizioni puntano il dito sull'esecutivo. Gli onorevoli riminesi di PD e Movimento 5 Stelle, Gnassi e Croatti, parlano di promesse non mantenute e capriole politiche. Il decreto ora dovrà passare in aula per la conversione in legge entro il 16 novembre prossimo. Quindi un paio di settimane di fuoco, tra virgolette, per capire se ci saranno eventualmente in aula dei cambiamenti, cambiamenti che però le ultime dichiarazioni arrivate anche da parte dell'Unione Europea sembrano in qualche modo escludere, perché quel decreto è frutto di un accordo tra il governo e l'esecutivo. Chi ci sta guardando davanti ad uno schermo si è reso conto che non siamo più in due ma siamo diventati tre in questo studio perché c'è un amico, un collega, una persona che di economia ne sa tanto, tant'è che insomma eh, anche questo servizio sulle concessioni balneari parlando quindi di turismo nei nostri operatori sicuramente è qualcosa che anche lui ha seguito molto molto da vicino e quindi diamo il buongiorno a tempo reale a Primo Silvestri, Primo ben trovato e grazie. Grazie, Buongiorno a tutti. Perché abbiamo Primo qui? Perché oggi pomeriggio succede una cosa molto bella in quella di Rimini, ve la consigliamo, se vi prendete un paio d'ore ne varrà sicuramente la pena perché nella sala Marvelli della provincia di Rimini sarà presentato il libro Rimini, uno sviluppo diverso è possibile, lo facciamo vedere. Gli autori sono Alberto Rossini e Primo Silvestri, quindi cerchiamo un po' attraverso Primo di spiegare un che cos'è questo libro? Perché questo libro non è, eh, diciamo, un fast book che arriva rispetto ad una cosa che succede e via subito alla pubblicazione. Qui c'è tanta storia, c'è tanto lavoro dietro, primo. Sì, questo è un po' la sintesi dei 20 anni di dell'inserto economico del ponte che si chiama Tutto Romagno Economia e quindi noi per 20 anni eh, abbiamo seguito l'evoluzione sociale, economica, lo sviluppo del territorio e abbiamo raccolto anche abbastanza dati, abbastanza materiale per poter fare una sintesi non di breve periodo ma di lungo periodo perché 20 anni sono abbastanza per avere una tendenza o delle tendenze da cui estrarre poi delle valutazioni. anche perché chi studia l'ambito economico sa bene che non è mai un singolo elemento, un singolo anno che può fare la differenza. Quindi noi spesso ci ritroviamo anche noi in trasmissione a commentare i dati: questa è andata bene, questa è andata male, il turismo sì, il turismo no, meno uno, meno tre, più due. Però in realtà, come dicevi tu, vent'anni. Ecco, è chiaro che poi invitiamo tutti a esserci oggi pomeriggio. Ma se ci dovessi dare un piccolo spoiler, in questi vent'anni di economia riminese, che cosa notiamo? Allora, notiamo intanto una cosa che non è, appunto, non è congiunturale o qualcuno insomma, legato a, eventualmente al post-Covid. No, è una cosa vista nel periodo di vent'anni strutturale. Cioè, a Rimini eh, da, dico un dato finale che poi dietro ha tutta la struttura economica del nostro territorio. Lo stipendio medio un lavoratore dipendente è di 17.000 euro. Lo stipendio medio di un lavoratore dipendente di Modena, Reggio Emilia, Parma è di 27.000 euro. 10.000 euro in più. Esatto. Ah, Quindi, no. Vabbè, ci trasferiamo. sottolineavo un attimo la, la questione. E qual è la ragione di questa differenza non marginale? che Rimini produce una quantità di ricchezza, quella che in termini tecnici si chiama valore aggiunto, quantità di ricchezza annua che è molto più piccola di quelle che producono le migliori province emiliane. Per darvi un'idea, se noi produciamo meno ricchezza, in pratica se la torta nostra è più piccola di quella delle altre province emiliane, è chiaro che poi quando la andiamo a ripartire per le persone che lavorano, o la ripartiamo sull'intera popolazione, lo spicchio che tocca ciascuno è più basso. Questo secondo te prima incide anche poi su quella che è la qualità, pensiamo al welfare, ai servizi del territorio, cioè il fatto che veniamo fuori più poveri, poi veramente non so se lo saremo o meno, ma questo sappiamo bene, anche tante volte tu ci hai aiutato a capire, bisognerebbe leggere tanti fattori di questo ultimo dato che ci dicevi e quindi incide anche sulla povertà territoriale, oltre che alla povertà dei nostri singoli eh, insomma, portafogli. Beh, dipende sempre, stiamo parlando di povertà relativa. Certo. No? Allora, è chiaro che la nostra po pover per esempio noi siamo più poveri di un'offerta di lavoro di qualità, siamo più poveri di opportunità di buon lavoro. Siamo più poveri di opportunità di lavoro per le donne. Se mostreremo i dati oggi pomeriggio: però, fra le, il tasso di occupazione, cioè le donne che lavorano eh, a Rimia e le donne che lavorano a Moderna Reggio Emilia c'è una differenza di 10-12 punti percentuali. Poi non parliamo se abbiamo come riferimento, per esempio, le migliori medie europee. Lì la distanza è abissale. Dato finale, questa eh, povertà di offerta di lavoro di buon lavoro, si riflette anche a volte nella povertà di offerta di servizi, per esempio noi in servizi per gli assili nido per bambini 0-2 anni siamo ancora più indietro delle migliori performance chiamiamolo così, delle province Emiliano, tra l'altro sappiamo che Reggio Emilia per esempio è famosa per il suo sistema di assili nido, ecco l'insieme di tutto questo, oltre a un salario più basso eh, arriva anche un'altra conclusione, che noi abbiamo circa 30.000 persone che si so, sono emigrate dalla provincia di Rimini all'estero. È come se la città di Rizzone si fosse trasferita all'estero. È la percentuale più alta dell'Emilia-Romagna, perché sfiora il 9% dell'intera popolazione. Questo è un ulteriore dato che dimostra come un po' giustifica il titolo del libro, cioè Rimi, uno sviluppo diverso è possibile, perché se noi siamo contenti di questa situazione possiamo dire andiamo avanti così con quelle differenze che dicevo prima. Se invece non siamo contenti dobbiamo trovare delle strade diverse. Primo posso farti un'altra domanda, poi chiaramente invitiamo tutti a esserci oggi pomeriggio, però ehm, noi tante volte, qui parlo anche della nostra trasmissione, siamo a commentare i dati turistici perché consideriamo il turismo un po' il, eh, la punta di diamante dell'economia del nostro territorio, però in realtà nel libro emerge come un nostro sia un territorio con tante, eh, diciamo anche realtà economiche. Tu ad esempio dici sempre non sottovalutiamo altri settori, la manifattura ad esempio. Ecco, che cosa emerge? Anche perché tutte le volte che eh, vengono pubblicati i dati turistici tu ci hai insegnato negli anni a dire un attimo siamo attenti, leggiamoli con grande attenzione. Cioè lo sguardo di chi un po' va a grattare sotto la superficie di quel più o meno che insomma spesso insomma viene raccontato. Sì, infatti la media... La media più bassa dei nostri stipendi non dipende tanto dalla manifattura. Cioè, se noi prendiamo lo stipendio medio di una SCM, di un Focchio o di altre imprese manifatturiere sono abbastanza in linea. C'è cioè una differenza di qualche migliaio di euro, ma poco meno, con gli stipendi che si pagano in Emilia nelle città che dicevo prima. La differenza grossa e ad abbassare la media, quindi è il settore turismo, dove lo stipendio medio annuale è di 8.000 euro. Chiaro che quando andiamo a fare le medie, siccome nel turismo lavorano più di 30.000 persone, però si lavora un periodo breve, si prende di meno, immaginate che lo stipendio medio giornaliero nel turismo è di 60 euro, nella manifattura di 95, quindi alla fine è chiaro che a tirare giù la media... E no? questo segmento. Cosa vuol dire questo? Che dobbiamo rinunciare al turismo? No, dobbiamo intanto sicuramente migliorare e rivolgersi a un pubblico, come dicono gli operatori, medio alto spendente, cioè che può spendere un po' di più che vuol dire che le strutture ricettive, per esempio, si, dotano di, eh, si possono dotare di migliori servizi che ovviamente vengono pagati, questo garantisce migliori eh, redditività, migliori mh, salari per i lavoratori e magari un periodo lavorativo più lungo. Tant'è vero che ci sono degli albergatori, uno lo abbiamo invitato, che gestisce 13 alberghi, ultimamente ha rilevato anche le conchiglie di Riccione e lui, insomma, le cose non gli vanno male, però è un imprenditore innovativo. che ha fatto delle scelte, delle scelte delle di scelte. qualità. Allora, dedichiamo l'ultimo minuto, magari facciamo anche chiedere a, chiediamo a Matteo se può mettere la schermata della locandina del pomeriggio di oggi, perché avete costruito questo incontro in modo tale che non sia solo la presentazione del libro, ma una bella occasione di riflessione. Sì, sì. sicuramente è questo che volevamo eh, abbiamo la presenza del sindaco di Rimini Jamil Sadegolvade che è anche presidente della provincia quindi una... perché per migliorare lo sviluppo per aggiungere qualcosa a quello che ci manca ci vuole un po' un coordinamento una mes... bisogna mettere insieme le forze sia pubbliche che private perché da soli nessuno eh, diciamo eh, ci riesce Ecco, quindi abbiamo mh, questo parterre chiamiamolo così c'è Maurizio Focchi che è il titolare della eh, Focchi che tutti conoscono poi c'è Andrea Falsaresi che è titolare del club family quindi di, gruppo di hotel che si rivolge praticamente alle famiglie. E poi abbiamo un'intervista in video eh, dei due principali candidati alle elezioni eh, a cui abbiamo chiesto un commento e una valutazione dei dati, eventualmente anche delle proposte che hanno per risolvere queste distanze, che è la candidata Elena Ugolini del centrodestra e Michele De Pascale del centrosin. E chiuderà i lavori il Presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini, che insomma la Romagna è un po'... non è che la Romagna se la passi molto meglio di Rimini, un po' meglio, quindi un problema è nostro ma è anche dell'intera Romagna. E allora noi l'invito che facciamo è esserci questo pomeriggio dalle 15 alle 17 nella sala Marvelli della provincia di Rimini, il libro è tra le mani di Primo ma oggi per coloro che ci saranno sarà nelle mani anche delle persone che partecipano, ci saranno gli autori, ci sarà la possibilità insomma di riflettere, di ehm, confrontarsi, tra l'altro quasi alla vigilia di un appuntamento importante, perché insomma i temi anche che i candidati alla regione stanno esplorando sono anche tanto quelli economici. Primo, grazie per essere venuta a farci un po' di eh, insomma qualche piccola una indicazione, una piccola Pillole. sintesi in vista del pomeriggio. Benissimo. Grazie di cuore. Grazie a voi, grazie a voi, buona giornata. Adesso ci spostiamo a Riccione per parlare di viabilità perché da ieri è in vigore sul lungomare di Riccione in zona Marano un divieto un divieto cioè o meglio diciamo I che si pesante. esatto si passa io sono passata Beh, le automobili passano passa, non è vero le automobili passavano pass. tanto pensavo fosse la, le, il passaggio delle automobili mh, diciamo alternato e invece passano è un po' più stretta la carreggiata ma si passa tranquillamente in entrambe le direzioni siamo sul lungomare siamo all'altezza eh, dello sfocio si dice così no del marano lo sfo dello sfocio del marano al focia. mare si però mi piaceva lo sfocio. Perché lo sfocio. È, no, eh? Eh sì, lui è un uomo di mare, quindi Beh, lo male. sa, lo sfocio. Vabbè, se non si dice per me da adesso in poi si dirà e allora capiamo che cosa succederà di qui a poco. Perché Pensate, abbiamo un po' il di servizio, dura meno di un minuto, il lancio di Simona di più esatto. Però già vi ha spiegato un po' di cose. Transito vietato ai mezzi sopra i 35 quintali sul ponte di Viale D'Annunzio, che sovrasta il Rio Marano, sul lungomare di Riccione. La disposizione è l'esito delle indagini condotte lo scorso agosto e dei successivi approfondimenti che hanno rilevato criticità nella struttura. I mezzi pesanti, autobus e camion non possono perciò attraversare il ponte. Gli autobus di linea, in primis la linea 11, seguono ora percorsi alternativi nelle strade interne per garantire la continuità del servizio. La decisione dell'amministrazione comunale di Riccione è stata quella di demolire il ponte e costruirne uno nuovo. Questo intervento, previsto per dopo l'estate e dopo la necessaria progettazione, avrà un costo di 1,7 milioni di euro. Senti, senti Mamma, come, come sprecciano le, auto... le mani. Tra l'altro, nelle immagini abbiamo visto anche l'hotel Le Conchiglie, esatto. perché lui da quelle parti e visto che la eh, insomma, questo divieto ai mezzi pesanti e in sua prossimità ho detto: faccio due immagini anche all'Hotel e Conchiglie. Che abbiamo visto tutto bello impacchettato proprio per i lavori. Lo diceva proprio Primo Silvestri Oggi sarà anche l'occasione di parlare con un imprenditore del turismo che ha fatto delle scelte particolari, che sta investendo tanto sul, eh, sul territorio. E vuoi parlare del caos degli autovelo? No, intanto volevo dire che c'è stato il rinnovo del consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici. Avevamo detto appunto delle elezioni eh, che hanno visto prevalere la lista del presidente uscente Maurizio Grossi rispetto a quella eh, ed è una novità che ci fosse comunque una, una doppia scelta. Per I medici della provincia negli ultimi anni non c'era stata, però diciamo che eh, la maggioranza di chi si è recato alle urne, quasi il 60%, ha votato per eh, la lista di continuità in qualche modo eh, con quanto fatto finora ed è stato, come eh, nelle attese, rinnovato il, nel ruolo di presidente eh, Maurizio Grossi. Che quindi credo sia appresti a svolgere il suo quarto mandato. Diciamo alla che anche i ruoli nel direttivo sono pressoché simili, c'è qualche piccolo cambiamento, se non ricordo male per il presidente del dell'albo eh, degli odontoiati e esatto, poi dei, dei vari albi, insomma, all'interno dell'ordine. Eh, dell però diciamo che i ruoli principali sono rimasti quelli della, eh, passata, della passata legislatura, possiamo Passato definirla mandato, così: no, dai. vabbè, la passata legislatura, perché comunque è un ente istituzionale che ha un ruolo anche molto importante. Quindi buon lavoro al presidente dai, Grossi e col caos. Allora, caos degli autoveli, non è la prima volta che se ne parla, però siccome c'è stato un caso Al proprio insieme a l'inferno. Discusso qualche autovelox. giorno fa, eh, è bene tornarci, perché ti ricorderai qualche mese fa. Allora, questa... io volevo dire, prima che tu ti adden... addentri nella... nel tema, brava, <ride> sì? che tu sei una delle poche persone che ha un book fotografico legato agli autovelox, cioè tu in ogni autovelox hai una posa diversa no? perché ti immortalano. Sei una di quelle che quando passa di fianco all'autovelox si gira e sorride Lo sto facendo per una campagna pubblicitaria pericolo. Esatto, io esatto. lo faccio per questo. C'è chi la farà sugli autobus, tu la fai sugli autovelox. Eh, no, ma ognuno <ride> decide un po' il posto dove stare. Comunque, no, non è vero. Adesso mi, me la tirerò dicendoti questa cosa. Non ho mai preso una multa per autovelox. Dal sì, tu, quando passi nei semafori col <ride> Vista Red, ti volti indietro perché saluti. No, è perché vado talmente veloce che ancora non mi hanno. No, non è vero. Io sono molto rispettosa del codice della strada. Comunque, al di là delle tue. Personale codice della storia delle tue ilazioni assolutamente infondate. infondate infatti, posso dirti che eh, aveva fatto un po' scuola questo caso che era arrivato eh, da Treviso. Siamo ad aprile del 2024, lì la corte Avevamo di Cassino eh, esatto, aveva fatto scuola perché questo automobilista che era stato sanzionato aveva fatto ricorso. L'autovelox non risultava omologato e da lì, insomma, si è aperto. Un po' il vaso di Pandora. Ora, non è che se voi fa non fate nulla, la multa ve la tolgono. Diciamo che però ci sono stati anche degli automobilisti limenesi che hanno fatto ricorso e in molti casi il giudice di pace ha dato loro ragione. Il Carlino questa mattina torna a parlare di un episodio, tra l'altro la multa era stata presa a Riccione su Via Flaminia il 20 aprile eh, di quest'anno, però questa donna... Natale in sostanza. Sì, ehm, esatto, ha fatto ricorso. Io penso che sia proprio lì, nella zona dove ci sono sempre gli autovelox. Comunque va. È riuscita ad ottenere dal giudice di pace l'annullamento della sanzione. La sentenza è del 25 ottobre. Nelle motivazioni, il giudice di pace, che in questo caso è Stefano Santini, leggiamo sempre dalle pagine del resto del Carlino: si rifà il pronunciamento della Cassazione, che come dicevamo ha fatto scuola, sottolineando come l'impianto in questione non è omologato. Pertanto, leggiamo sempre un virgolettato: se ne ricava che il difetto di omologazione dell'autovelox. Oltre che disattendere il dettato di legge, si risolve in una minore garanzia per il corretto funzionamento dello strumento. Quindi, non è un caso isolato comunque ce ne sono già altre di sentenze di questo tipo, una a Coriano un'altra a Rimini insomma ce ne sono diverse che vengono riportate questa mattina sul quotidiano, se siete interessati alla materia potete andare a leggere nel dettaglio l'articolo, sta di fatto che se pensate allora, in realtà io sai che cosa dico? Io, cioè nessuno di noi ha piacere di prendere una multa però se sfrecci in un posto, bisognerebbe andare ai 50 magari ad una velocità molto alta, al di là che sia omologato meno. Il l'autoverox, forse insomma, era giusto che venissi sanzionato, però insomma, al di là di questo, che sono valutazioni diciamo morali che, che non, a suo non tempo, interessano a nessuno, quando la vicenda era esplosa, noi sì. ne avevamo parlato tra l'altro, insomma, approfondendo il tema in vari modi. <coughs> e tra l'altro, su Rimini aveva messo una questione un po' complessa perché diciamo che il caso degli autoverox dal comune, ci hanno detto i nostri sono, sono tutti esatto, a posto. in realtà, però, c'è la differenza tra approvazione e omologazione che è un po'. un pallone tra una quiz e l'altro ha non lo so. un a io non so neanche bene che tipo di professionalità dovevi avere per caso, accedere a questo concorso dopo sai questo che a concorso. seguito di questi concorsi vengono definite delle graduatorie tra l'altro le iscrizioni erano circa 1600 poi Quelle si sono, sono presentate sì, poco meno spesso. di 1000 persone insomma tu non sei andata alla fine hai deciso di non, restare qua non mi sono qua. proprio iscritta non penso di non avere neanche le caratteristiche ma per tu poter fare questo, stai, cioè... eh, questo... Dico, allora, il Presidente di... della Repubblica Mulazzani, ti bene, posso dire che i requisiti sono la maggiore età, e la ci cittadinanza siamo. italiana, ci l'assenza di condanne sulla fedina penale, allora, gli autovelox nel tuo caso, il diploma uccidere. di scuola superiore e l'assenza sul curriculum di un qualsiasi licenziamento da un pubblico impiego passato. Ma chi è che si fa licenziare da pubblico impiego? Devi farla grossa, devi farla grossa, ma molto, molto. Quindi potevamo partecipare? Non lo sapevamo? <ride> potevamo partecipare. Il sì. resto del Carlino, così, ma proprio al volo, è andata a fare anche delle interviste ci sono ragazzi anche molto giovani perché ad esempio ho intervistato eh, tre ragazzi eh, che hanno tutti tra i 27 e i 30 anni tra l'altro del luogo, immagino che poi sono arrivati anche da tanti altri luoghi d'Italia per eh, concorrere e provarci fanno bene noi però siamo Questa usciti sera... dai social posso dirtelo Andrea? Sì, se entriamo usciamo eh. un po' così ormai la tecnologia ci schifa chissà che cosa succede, non per quale so. motivo anche non ieri so. più o meno a quest'ora siamo stati abbandonati dai social Torna questa sera alle 18, 10 alle 18 in diretta e poi alle 21, circa in replica l'appuntamento con Fuori dall'aula mondo digitale, opportunità e pericoli è il tema che affronteremo nella serata di oggi. Eh, vi invito se avete delle domande eh, per i nostri ospiti, eh, a scrivere al 337 511 336, in studio con noi ci saranno Elenia Imola che è esperta di innovazione digitale del comune di Rimini, Elisa Zamagni, psicologa dell'Ausla Romagna, Gloria Maria Paci, consulente per la privacy, l'avvocato Davide Grassi e eh, oltre a questo appunto sono benvenute le vostre sollecitazioni. Diciamo che guardando quello che è il pubblico medio di una tv credo che saranno domande di persone della nostra età. Mm. O forse anche qualche anno in più che sono proprio quelle a cui in qualche modo ci si rivolge perché poi i giovani. Eh... Sono nativi no, digitali, sì, però essere non, nativi digitali non, non, esatto, non, eh, non li esenta gli da fare. No, perché anzi. in realtà loro sanno fare tante cose, ma alle volte manca l'aspetto, tra virgolette, cognitivo, cioè vale dire, quello che li rende consapevoli di quello che stanno facendo. Quindi le sanno fare le cose, ma non sanno bene cosa fanno. E, bravo, mi sembra una buona sintesi. No, chiaramente non tutti, però effettivamente bisognerebbe aiutarsi: cioè, magari gli adulti non hanno competenze di Però la cosa da non fare è comunque. Anche l'adulto deve mettersi nella condizione di entrare in quel mondo, di cercare di capirlo e non di dire: no, non è per me, no, non andarci, no, non farlo, perché altrimenti si peggiora la situazione. Ma poi hai visto, sei proprio sul pezzo, Andrea, hai visto quello che sta succedendo in questi giorni: dossieraggio, spionaggio digitale, insomma, siamo tutti da qualche parte. Noi abbiamo tutti ormai, anche coloro che utilizzano ancora il telefonino, quello che fa solo le telefonate, degli utenti digitali, perché tra la banca. La pensione, eh, le poste eh, oppure appunto il telefono, gli account, i, le piattaforme. Siamo degli utenti digitali e siamo un patrimonio prezioso, cioè i nostri dati sono un patrimonio prezioso che in tanti si contendono. Tra l'altro, poi la gente. Cioè alle volte fanno un po' sorridere no? alcune eh, dichiarazioni con i post No, non fare quello perché ti controllano poi magari detto da chi ha in mano un telefono cellulare dove casualmente già fatto, ti tranquilli, già fatto, già fatto è già successo, guarda Andrea permettimi solo perché sono proprio notizie di queste ultime ore, di commentare ma semplicemente di dare la notizia leggendo dall'Ansa che in questo momento ha l'apertura, così almeno 51 morti in spiaggia per le piogge torrenziali, spiaggia? Siamo in Spagna, scusa, ah, okay. in Spagna per le piogge torrenziali, la gran parte in provincia di Valencia, quindi un bellissimo territorio anche turistico, eh, che è stato colpito duramente. Un bilancio ancora non definitivo destinato ad aggravarsi. Sono tante le persone ancora disperse. Ho visto delle fotografie e delle immagini che una devastazione, insomma, che un po' ci ricorda alcune immagini anche eh, di territori a noi molto, molto vicine. È una pioggia torrenziale causata dalla dana, che si chiama così il fenomeno meteorologico con forti piogge e vente che si è abbattuto nelle ultime 48 ore sulla, eh, sulla Spagna, ma non so viene spiaggia, non so per quale motivo. Comunque, insomma, seguiamo questa questa notizia, soprattutto perché quando si parla di eventi così catastrofici legati anche a que quelli che eh, molti insomma non vogliono dire sia un cambiamento climatico che sta cambiando le sorti delle nostre, delle nostre terre, dei nostri territori ecco che poi arrivano queste, queste notizie e noi almeno in Romagna siamo particolarmente allerta, posso dire così Abbiamo un servizio per un'intervista? Abbiamo un servizio, allora questo servizio ci porta al pomeriggio di lunedì Fondazione Righetti, sì. partenza dell'anno sociale dell'Università Popolare che durante poi l'anno accademico propone tanti begli appuntamenti Lunedì in particolare c'è stato il nostro Vescovo, Monsignor Nicolo Anselmi a cui è stato chiesto di fare una riflessione sul tema del Giubileo Giubileo inteso come ciò che anche Papa Francesco suggerisce a tutta la comunità ecclesiale nel mondo ma anche un po' un Giubileo per la Diocesi di Rimini la chiesa riminese si prepara a vivere il giubileo seguendo le orme spirituali di Papa Francesco ed innestandole nella vita della diocesi nel desiderio di essere voce di speranza in tante situazioni di difficoltà. Ne ha parlato il vescovo Niccolò Anselmi all'apertura dell'anno sociale dell'Università Popolare della Fondazione Righetti, riprendendo anche alcuni passaggi della sua prima lettera pastorale. Tra i temi più sentiti, quello della casa. In ogni zona pastorale, scrive, si potrebbe trovare una casa in cui accogliere famiglie e persone in difficoltà. In molti casi non è semplice trovare una casa a prezzi accessibili nelle nostre città, per cui vorremmo eh, impegnarci un pochino su questo tema dell'abitare per chi è in più in difficoltà possa riuscire a non dover andare se ha le sue radici qui possa riuscire a non dover andare via da Rimini, per cui è stata già costituita una commissione sul tema della diocesana giubilare sul tema della casa. Segno di una Chiesa in cammino e aperta alla speranza è anche la scelta dei luoghi giubilari. A Rimini non saranno solo la cattedrale, le chiese e i santuari, ma anche il carcere, la Caritas e la cappella dell'ospedale. Una particolare attenzione nell'anno del Giubileo sarà data alle missioni: a quelle di Mutoki in Zimbabwe, di Berati in Albania, ma anche a quelle nate in diverse parti del mondo grazie agli istituti religiosi riminesi e al Venezuela, dove proprio in queste ore ha fatto ritorno Donaldo Fonti. Altro punto centrale, sottolineato dal Vescovo Nicolò, la carità. La prima cosa è che dalla nostra Eucaristia che celebriamo deve nascere la carità per cui mh, ho chiesto proprio che, molto semplicemente, durante le processioni offertoriali della domenica che faremo con le nostre chiese, almeno nella messa principale ma, i, insieme ai ragazzini il catechismo, va a sapere vengono veramente portati all'altare delle eh, dei, 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 beni, dei beni alimentari, e veramente sarebbe bello che il Giubileo fosse una, una celebrazione dell'amore e del perdono. Queste le parole del Vescovo. Proprio così, diciamo che è stata una bell'inizio, tanto un pomeriggio molto partecipato. Se vi interessa, visto che poi l'analisi del Vescovo è partita proprio dalla bolla sul giubileo di Papa Francesco del 9 maggio di quest'anno, lui se lo ricordava bene perché è anche il giorno del suo compleanno, e quindi è una data che si è eh, segnata. E poi ha fatto proprio un excursus eh, il vescovo Nicolò su quelli che sono gli elementi proprio della, della bolla che lo hanno colpito in modo particolare. Poi questo tema della diocesi. Trovate il tutto. A breve su Icaro Play, quindi insomma anche questa possibilità di approfondimento. Adesso caro Andrea, andiamo a Cattolica andiamo perché a Cattolica per per parlare di musica per la regina. Tanta musica in programma da oggi e eh, per un lungo periodo grazie a questa bella iniziativa e in particolare noi ne vogliamo parlare. L'anno scorso ne avevamo parlato e spero abbiamo portato a fortuna a questa iniziativa e quindi spero sia così anche quest'anno con la direttrice Michela Tintoni. Michela bentrovata. Buongiorno, buongiorno, a tutti. So che, sei che ah, so che sei presissima, perché sei in mezzo alle prove, in mezzo alla musica. Mezzo, sì. Adesso ti sì, facciamo sì, stare siamo... un minuto in mezzo alle parole. E quindi insomma, a rubandoti. Che sono sempre una cosa <ride> cante, anche quelle. Quelle tue mi ricordo, sono veramente sempre molto acute, intelligenti. Adesso e no, beh, beh. posso farti un complimento? Grazie, Michela, <ride> sei troppo gentile. Allora, Michela, la È musica. Vero? alla Regina. La, la, diciamo che il Teatro della Regina accoglie tante forme d'arte, però direi che l'aspetto musicale è ciò che proprio dà il là poi ad un anno che porterà tanti artisti su quel palco. Raccontaci un po' di questa edizione. Assolutamente. Abbiamo quest'anno aggiunto un evento e quindi andiamo aumentando di anno in anno e questo mi, mi riempie di gioia e quindi invece di tre concerti ne avremo quattro quattro appuntamenti bellissimi cominciamo questa sera uh, con un programma che abbiamo eseguito proprio ieri già nel bolognese quindi è una replica e siamo carichissimi, è stato un gran successo Giovanni un unionista spettacolare eh, ha veramente emozionato, emozionato tutti e quindi sarà, Credo per chi verrà una bella sorpresa! Una bella sorpresa. E niente, poi proseguiremo. Questo è un altro evento ho voluto portare una produzione grossa, e potente, importante. E di Mozart che faremo a San Marignano perché. Abbiamo creato questa silenziata fra comuni e a Giovanni hanno questa chiesa di Sant'Unione molto bella, molto grande, che è proprio perfetta per accogliere eh, un'opera di questo tipo. Mi sentite ancora? Perché sì, sì, ti stiamo, noi ti stiamo sentendo. Ah, okay. Sì, sì, ti ascoltiamo con attenzione. Non a, diciamo, quindi... Guarda, Michela, visto che anche tu ci hai chiesto, se riesci a spostarti leggermente, perché probabilmente mh, dove sei non è perfetta la ricezione, quindi non vorrei che le persone che ci sì. seguono da casa non ti sentano al meglio, perché stavi appunto raccontando. Eh, perché eh, qui siamo proprio a Fano, questa mattina siamo a Fano a fare delle lezioni di concerto e c'è un po' di rimbombo. Dirmi se qui senti meglio. Sì, ti sentiamo bene. Sì, sì, ti okay. sentiamo. Quindi si parte alla regina, e... ci si sposta a San Giovanni, questa, questa bella sera... chiesa che ha una bella sonorità già di suo. Diciamo così. per accogliere Requiem di Mozart con coro. Abbiamo il coro Heinrich Schultz di Bologna. Quattro solisti straordinari. I, perché ci sono quattro voci: soprano, contralto tenore e eh, basso, baritono basso, e la nostra orchestra, Loro del Reno, <ride> e sarà è un'opera che ho voluto perché il Requiem, eh, mese di novembre, lo vogliamo dedicare a tutti i nostri cari. Ed è un. Um, chi ci sarà anche lì e chi magari non ha mai sentito il record di Mozart scoprirà un'opera immensa e forse tra le più eseguite di Mozart eh, nel mondo e, um, è veramente come posso dire ti porta in alto <ride> emana luce e ti mette in pace che bella con questa argomento. cosa che hai detto Penso, è, sì sì è veramente ma è veramente così pensa quando ho chiamato convocato i musicisti perché ovviamente non sono sempre gli stessi tutti tutti, mi dicevano vengo, vengo assolutamente Pintoni, vengo il requiem tutte le volte che lo suono è un viaggio meraviglioso non me lo perdo, tutte le volte che posso vengo cioè vengono a lavorare con gioia proprio per farsi il viaggio bello ed è bello per noi che lo suoniamo ma anche per il pubblico perché è stata veramente l'ultima opera che ha scritto Mozart che anche quello è stato un po' casuale tant'è che era rimasta incompiuta e lo, lo finì di eh, comporre un suo allievo utilizzando tutti gli appunti che erano rimasti questo smile e è, è un'opera quindi... che, rimane, che rimaneva in sospese che invece oggi è compimento. Tanto, tu hai detto una cosa bellissima perché proporrete questo concerto proprio nel mese dedicato anche ai nostri defunti. Allora, spesso sì. quando si sì. pensa a questo, c'è qualche cosa che ci. Fa contrarre quasi invece tu hai detto una cosa meravigliosa che solo la musica può fare che ci porta in alto e quindi anche di fronte sensato, ad un ricordo che spesso sì. potrebbe essere ed è sicuramente doloroso per chi si è perso certo. in realtà guardare anche con speranza. Ecco, forse la musica ci aiuta a farla questa, questa cosa. Poi ci saranno altri due concerti dopo le vacanze altri due concerti, di Natale. Dopo quindi, insomma, natale. Andiamo nell'anno nuovo, nell'anno nuovo. abbiamo a febbraio. Sai che non ricordo la data? Perché sono qualche Allora, guarda, te lo dico di cose... io. Allora avrà, <ride> avremo un concerto il 15 febbraio sabato al esatto, Salone Snaporaz esatto. in questo esatto. caso, eh, Virtuosismi sì. di fine Ottocento, e poi esatto. si chiuderà a marzo, ma poi magari Michela di questi torneremo a parlare. A parlare. Con un concerto all'insegno della pace. Ecco, i temi, infatti, al di là dei concerti, perché chiaramente poi magari eh, è anche poi bello parlarne di volta in volta. Sono. Temi quelli che tu porti, cioè tu cerchi attraverso sì. la musica di raccontarci qualcosa, quindi gli artisti sì. che chiami, i, il tipo di musica che proponi, è come se ci fosse sì. un filo in cui accompagni sì. lo spettatore in un viaggio. Eh, e questo per me è importante perché dai significato, dai senso a quello che proponi. E non è a caso, ma è pensato, strutturato ad hoc e, e soprattutto l'ultimo sarà veramente. Purtroppo, in questi tempi tremendi poi ci sono sempre le guerre, ne abbiamo circa 90 nel mondo da, da sempre, purtroppo. Già. E quindi il tema della pace rimane sempre molto attuale, tristemente, ma quello sarà veramente uno spettacolo potente. e Abbiamo questa Annalisa Vandelli, che è una carissima amica, oltre che una grandissima artista, fotoreporter. Ha lavorato vent'anni per la Farnesina e per la cooperazione internazionale. Scrive divinamente e lei ridonerà nei suoi, nella sua drammaturgia, chiamiamola così, che si alterna a musica e anche la presenza del coro Fartan in scena, un po' alla maniera greca, diretto da Elide Melchioni, che è una grandissima artista anche lei e ridonerà con grazia anche e con sguardo verso un futuro di speranza, ridonerà parte di questa sua esperienza vissuta in territori di guerra, luoghi sensibili di tutto il mondo, è stata in Nicaragua, in Etiopia, in Afghanistan, in Iran, è stata a Gaza, in quei territori di Israele dove adesso succede quello che succede ed è una persona speciale che ha un'energia bella. E a ogni, Abbiamo debuttato con questo spettacolo di forma ridotta, Standing ovation e lacrime, di oh. commozione. Michela, l'ultima sì. cosa, perché so che sei impegnatissima, però te la volevo sì, chiedere la tu, che sta so per partire. Esatto, oltre ad essere direttrice artistica di questi, di questi quattro appuntamenti, di questo evento che Porti a Cattolica, guidi un'orchestra. Io sono affascinatissima sì. da questa cosa. Perché pensare di mettere insieme in armonia tanti elementi, tante personalità diverse, credo che sia qualcosa che effettivamente tenda quello che dovrebbe essere il nostro mondo cioè mettere in armonia sì. tante persone diverse che suonano sì. strumenti diversi che hanno le loro eh, sensibilità ecco, che cos'è per te eh, questo quest aspetto più artistico anche proprio della tua, della tua professione essere lì di fronte ai musicisti di fronte Diriger, alla tua dirigere, orchestra dirigere, l'oro del reno ricordiamolo è un'emozione è un'emozione un prima di tutto io chiamo anche una vocazione ed è l'idea di suonare all'ennesima potenza, cioè anche quindi trasmettere quello che tu senti che tu hai in animo, ispirato dalla partitura che va sempre rispettata, dire attraverso uno strumento il più potente che c'è, ovvero l'orchestra. E questo discorso che è il fatto del mettere in armonia, lo stiamo appunto mettendo in pratica a Cattolica, dove la commissione comunale, la forun in primis, l'assessore Vaccarini la e la Salvetti insieme a noi insieme a tante persone che stanno lavorando dietro le quinte abbiamo allargato volutamente anche a San Giovanni e vorremmo tentare di abbracciare adesso oggi siamo a Fano per esempio a la concerto per diffondere questa idea di cooperazione ognuno fa il proprio piccolo o grande lavoro e ognuno di noi, anch'io, anche la nostra orchestra, voi tutti siamo dei piccoli tasselli che se ci mettiamo in armonia riusciamo a creare un mondo migliore ed è possibile. Bella questa... Io, sai che tutti, ti ma... ringrazio di averci inserito nell'orchestra. Non so bene noi che parte facciamo, eh. non <ride> credo, noi siamo in noi fondo, ormai. in fondo... Manco, manco il triangolo, <ride> ma, ma potremmo essere no. in grado di suonare, però facciamo parte di questa orchestra. Allora Michela, vuoi invitare tu questa sera a tutti, visto che hanno ascoltato la passione mm -hmm. della tua voce, quello che accadrà? <ride> In primi step che voglio abbracciarti e conoscerti, che ancora non ti ho mai vista Ci succederà. Invito tutti a, a essere presenti questa sera al Teatro della Regina alle ore 21 per uno spettacolo che lascerà nei nostri cuori qualcosa di nuovo. Emozioni belle e che a casa pieni di gioia. Quindi vi aspetto, vi aspettiamo. Grazie Michela, un abbraccio, e buona saluto. giornata e buona un musica. A ciao, grazie. Arrivederci. Ciao, 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 ciao. Dai, siamo e in un'orchestra. Tu sei in orno no, in un dire, Sei nell ieri, ieri nelle orchestre ieri le trasmissioni di volley. No, no vabbè, no. lasciamo stare. Pensavo che poi sei quello prima che preparato il book fotografico. Meglio essere in quelle foto lì che essere cioè, in quelle dell'auto Velox. Sei, sei ovunque. È no, una vabbè, cosa ma perché Stefano Ravagli ha trovato un documento? Che non so bene per quale motivo sia finito sui social. Però, insomma, purtroppo, fai è... notizia. Io ho cercato di limitare questa. In ogni caso, adesso Funzione. ti apriamo la pagina proprio sportiva. Grazie alla tua presenza nelle più rinomate squadre di pallavolo mondiali. Eh, però parliamo di calcio. Ecco, non so come infatti. te la cavi col calcio. Male. Però eh, ieri dicevamo il Rimini impegnato eh, in un turno infrasettimanale col Fanalino di Coda Legnago. Ecco, è arrivata la vittoria. Che Bello. i biancorossi si attendevano, anche se con un po' di fatica. Sì. Eh, vediamo. Il Rimini reduce da tre pareggi di fila, ospita il falanino di Coda Legnago Salus. Con l'intenzione di invertire il trend negativo al Romeo Neri. Solo quattro punti raccolti in cinque partite. Buscin deve fare ancora i conti con l'assenza di Gorelli, Malagrida, Cioffi e Cernigoi. Rientra Parigi che parte dalla panchina. Tre volti nuovi rispetto all'undici schierato a Terni. Semeraro Fiorini a Cursi. All'esordio del primo minuto in questa stagione per Falbo, Garetto e Dobrev. Al nono cross di cinque grano, Lepri stacca di testa, pallone Lato Rigona si salva in angolo. Al quattordicesimo altro cross di cinque grano, l'incornata questa volta di Longobardi che manda la sfera al lato di un niente. Al ventunesimo occasionissima per Basso Ricci che non riesce a capitalizzare il traversone di Muteba e cinque grano a chiamare all'intervento il compagno di squadra Colombi. Al ventiseiesimo Bombaggi parte dal cerchio di metà campo, avanza e calcia ma non trova il bersaglio. Al 35 5 Grano sbaglia il retropassaggio, consentendo a Bombaggi di andare ancora al tiro. Mira alta. Un minuto dopo l'Angela si fa spazio al limite dell'area e calcia di sinistro. Rigonne e spinge. Al 42 Martis grazie grazie Rimini, colpendo debolmente da pochi passi sugli sviluppi di un corner. Colombi ringrazia e recupera il pallone. Al quinto della ripresa, Fiorini in area per Semeraro che si gira da attaccante vero, pallone a lato. Al settimo cross con il contagiri di Semeraro per Accursi che di testa non trova la porta. Al diciassettesimo l'incornata di Bellodi chiama la despinta difficile Rigon. Al minuto 22 Chiarella da destra per Piccoli che spedisce fuori. Al ventottesimo punizione dall'auto di destra di Megalitis. Colpo di testa di Parigi e Rigon è costretto ancora agli straordinari. Sugli sviluppi del conseguente angolo, colpo di testa di Garetto, Longobardi tenta la rovesciata, sfera nell'area piccola, zampata vincente di Chiarella e Rimini in vantaggio. Il numero 7 in maglia scacchi va a festeggiare sotto la curva est. Al 33 gran palla di Chiarella per Parigi, che calcia di prima, il suo destro simile al lato di niente. Nell'ultimo minuto di recupero, punizione dal limite dell'area per il Legnago. Calcio Martic, Colombi ribatte, poi semerà rumore il tentativo di tappina di Pelagatti. Arriva il triplice fischio, finisce 1-0 per il Rimini al secondo Urra Casalingo. I biancorossi salgono a quota 17 in classifica. Sabato saranno di scena Gubbio. Già sabato si gioca un'altra volta. Ma sì, si gioca il venerdì, poi il martedì, poi il sabato, poi la domenica così, ma non si giocava una volta la domenica. Eh, la domenica volta, ti lascio volta. sempre sola per andare a vedere nel la partita. Pradi, perché così non lasciate più Nel dopogara, l'allenatore della Rimini Antonio Boucher ha spiegato le scelte di formazione e il piano partita. Eh? Sentiamo. Sapevo che era una partita molto molto difficile, lo sapevamo. Sapevamo di gestire la partita in un certo modo e, e quando ho parlato con lo staff eh, da ieri a oggi eh, bisognava fare questa gestione. Primo tempo portarla con un risultato positivo, secondo tempo nei cambi alzare il livello, ma non perché il primo tempo il livello che ha giocato... Uh, non ha fatto bene, anzi però gente come Semeraro, gente come Accursi Accursi non aveva mai toccato il campo Semeraro era un bel po' che non giocava Piccoli, stanco Fiorini, uguale uh, Langella sta tirando la carretta da quando abbiamo iniziato il ritiro quindi sapevamo che era una partita di grande difficoltà e quindi la gestione è stata uh, in cui, come, come si è fatto sperando che poi il secondo tempo con i cambi si riusciva a dare un cambio di marcia, quindi ci siamo riusciti, bravi ragazzi, bravi davvero perché non è facile e non era scontato che eh, arrivassi qui legnago e la, la partita era scontata che magari la potevamo vincere, quindi bisognava avere la forza, il coraggio, l'equilibrio eh, e i ragazzi sono stati bravi fino alla fine a gestire la partita e poi portare a casa il risultato fondamentale. Sì, molto, bravi, molto bravi. bravi i biancorossi. Che eh, tre pareggi, una vittoria, quindi imbattuti da quattro gare. E si sono portati in una discreta posizione di classifica, cioè, in questo momento sono in quella zona che potrebbe permettere loro di accedere ai playoff, è una classifica al di là del primo posto molto corta. Quindi, nell'arco di 5-6 punti passi dalla zona playoff a quella play out che è un attimo. Quindi, sempre grande attenzione! Invece, chi in questo momento non ha? Questi problemi e RBR. Parliamo di momento, basket. Esatto, in questo momento guarda tutti dall'alto: dall eh, solo una sconfitta, tra l'altro, una sconfitta che sono un po' di beffa. Arrivata per un solo punto e con un canestro negli ultimi millesimi di secondo della partita con Cividale, che comunque si conferma una bestia nera di RBR. Ma noi parliamo più del presente perché eh, naturalmente saprete che Riviere ha vinto il derby con Forlì sentito derby con Forlì resta lì in vetta ieri ospite di calcio Punto Basket c'era il vice allenatore Sergio Luise che ha commentato proprio la vittoria di domenica con Forlì al Flaminio e ha presentato la sfida di venerdì <ride> <Cosa>? <ride> venerdì eh? Cioè, il Ven di no ti... Allora uno gioca il primo di novembre il giorno dei santi gli altri giocano il giorno dei morti vabbè sono... quel che più interessa a Nessuno tutti è che domenica. io né venerdì né sabato né domenica lavoro e questa Quindi, è, la è la cosa fondamentale importante. Quindi, ma anche in serie fra un paio di settimane eh, proprio lì, voglia lì di lì lavorare. salta a me. Mi, mi sono qualificato per le NITCO ATP finals, che ha pure il, il, virus il virus intestinale è anche, anche il giocatore. Ma sì, che passerà passa. da qui Sentiamo a San Marino, va. È stata una partenza che non era quella che ci aspettavamo, o meglio quella che Anche eh, noi. speravamo <ride> di avere, perché ehm, non sono tanto le, le, le percentuali, quella che ovviamente rispetto alla seconda parte abbiamo avuto un miglioramento, ma è stato soprattutto il nostro atteggiamento in difesa, un po' troppo remissivo. Che cosa avete detto ai ragazzi all'intervallo? Ma abbiamo ricordato che comunque è impensabile poter affrontare una squadra come Forlì e eh, magari aspettare in difesa ma non essere aggressivi se tu vuoi imporre la tua pallacanestro in attacco anche deve partire da una difesa che sia eh, competente nel senso che possa ecco, non subire quello che, lo, che gli attaccanti fanno ma indirizzare l'attacco dove vuoi tu, dove sei più forte quindi abbiamo chiesto nello specifico su pick and roll di essere un poco più alti ai lunghi e di iniziare a prendere Harper, in particolare, già dalla metà campo. Abbiamo fatto un'ottima un settimana di lavoro, quindi sapevamo che i ragazzi erano in grado di fare questo cambio e in difesa e l'hanno fatto. Che partita ci devono aspettare a Torino? A Torino ha cambiato tantissimo rispetto all'anno scorso, dall'allenatore a tanti giocatori, quindi magari in questo periodo sta attraversando una serie altalenante di, di, di risultati. Però è una squadra di talento, ha due americani che producono tantissimo, diciamo quasi la metà dei punti e dei tiri. Sono due giocatori con caratteristiche ben definite, un, un lungo che è un simile anche al nostro Justin, è una guardia con molto talento. Però poi ci sono anche dei giocatori italiani esperti, Landi, Montano, eh, Severini, quindi non sarà come tutte le partite di questo campionato, non c'è una partita che uno può definire semplice. E in più sappiamo che insomma, Bonicioli è un allenatore esperto e quindi eh, capace anche di, di presentare qualche trappola. E allora bisogna evitare le trappole, niente è facile, però comunque queste prime giornate di campionato ci danno un RBR che è veramente sul pezzo, diciamo così, non ha mai lasciato nulla al caso e appunto, al di là di un'unica sconfitta arrivata come sappiamo, eh, ha inanellato solo vittorie. Allora, approfittiamo velocemente di un articolo questa mattina sulle pagine del resto del carrino ma è arrivato quotidianamente una esatto, arrivano questo tipo di indicazioni eh, i vari, le varie realtà economiche, imprenditoriali eh, o cooperative, sì. e via dicendo eh, cominciano a guardare alle, un pezzo le, cioè, me cominciano a guardare i candidati e dirgli cari signori, andrete qualcuno, uno di voi andrà a governare la nostra regione, sapete quali sono le nostre priorità, ieri lo ha fatto lo ha fatto dicendo an ancora una volta quelle che sono le priorità del mondo industriale quindi rivedere la viabilità sul riminese c'è il grande tema della Marecchiese ci sono i temi degli aeroporti quindi delle infrastrutture finita la stagione estiva quindi al momento Rimini resta con due voli loro dicono Rimini e Forlì vanno eh, incentivati e possono convivere insieme c'è il tema anche dell'alta velocità insomma tutto ciò che riguarda anche la crescita del settore industriale nel territorio romagnolo lo hanno fatto anche le cooperative, insomma, questo per dirvi che anche noi cercheremo di mettere insieme alcune tematiche rivolgendoci in questo caso non ai candidati alla presidenza, chissà, magari poi arriveranno anche loro, non sì, lo sappiamo, certo. ma lo facciamo con quelli che. Qualcuno di loro, sicuramente, potrebbe essere a rappresentare il nostro territorio riminese nel consiglio regionale. dalla la prossima due settimana, puntate. due puntate speciali di Fuori dall'Aula. Eh, <coughs> per l'occasione ci sarà anche Simona Mulazzani che si insina in tutti i ma format no, Perché lei è la donna della politica, insomma, la donna quindi polizia. è passata anche da Icarovolle e poi era fuori esatto. dall'aula. Devo passare un po' dappertutto. Adesso un vado dappertutto. benvenuto Ivan Drago. Che c'è questa sera. Quindi, ma no. andare ospite, adesso eh mi farò invitare. Voglio dire, il direttore. La storia vada tutta salute il direttore dove lo comunque. metti sta eh? perché deve essere lo sguardo sempre attento ah, esatto. in ogni caso Mi la controlli. prossima settimana 6 novembre mercoledì 6 novembre poi mercoledì 13 novembre due puntate speciali di fuori dall'aula alle 18 e alle 21 quindi gli orari di messa in onda sono quelli canonici dove ospiti in studio avremo le 11 liste che corrono per portare un proprio esponente all'interno dell'assemblea legislativa, quattro a sostegno del centro-destra, cinque a sostegno del centro-sinistra, due che fanno corsa solitaria, quindi portando avanti la candidatura di un unico candidato alla presidenza, ognuno di questi ha dei listini da quattro nomi, noi abbiamo chiesto ai partiti di selezionare, di scegliere, questo nella loro piena libertà, uno di questi quattro eh, candidati. Ne avremo 5 nella prima puntata, ne avremo 6 nella seconda puntata. Le domande saranno le medesime per tutti, così come i tempi di risposta saranno gli stessi. Esatto, proprio così speriamo che tutti rispondano al nostro invito. Stiamo attendendo le loro risposte. Fammi chiudere con una buona notizia sì. perché ieri abbiamo raccontato di Fifi, di questo cagnolino che Fifi. si è perso durante l'estate. Speriamo che ci arrivi una buona notizia. Esatto, anche trovate anche tutti i riferimenti anche sulla nostra pagina Facebook: Tempo Reale. La vedete, Fifi, insomma, mh, persa da una famiglia milanese. Oggi diamo per contraltare una bella notizia: sì, perché dopo quattro anni sì. il gatto Leon sì. è tornato a casa, tornato si era smarrito, è tornato dai suoi padroni a Villa Verrucchio. Se Villa non sbaglio, e immagina la sorpresa quando ormai pensi che purtroppo non lo rivedrai più. E dopo quattro anni ti arriva di fronte alla porta, allora a raccontare questa ah, storia. sicuramente, sono... come fanno i gatti anche con l'aria un po' scorciata? Oh, mi apri, apri esatto. e dammi da mangiare. La storia viene raccontata da Lili e Giancarlo: insomma, che avevano ricevuto in dono questo gattino. No, una decina di anni fa quando andarono in un vivaio era una gatta aveva appena partorito e avevano ah, un gattino e se lo portarono a casa appunto quattro anni fa eh, leon scompare non si vede loro lo cercano ovunque e un paio di sere fa si è presentato davanti alla porta loro gli hanno aperto e lui è andato a accomodare tranquillamente come faceva prima sul divano pare che sia un po' smagrito eh abbia qualche segno del tempo però in realtà è assolutamente pacifico nel suo ritorno a casa e loro chiaramente sono felici quindi insomma ci piaceva anche dare una buona notizia bravo Leone Leon che hai trovato la strada di casa Simona ti verrà a intervistare no ma i gatti sono così sono autonomi ma adesso, come se quattro anni è andato all'università ed è tornato sì. tu sei esagerata tu Cosa? sei veramente esagerata da questo punto di vista saranno anche autonomi ma vanno accuditi tenuti a, 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 a colpo d'occhio i gatti mm, sì. a colpo d'occhio. Certo. No, I gatti sono per definizione degli animali super autonomi. Mm, Ci tengono no. loro dopo. Tutti i fili troppo delle definizioni. Loro allora, noi siamo arrivati in conclusione, sono le 10.30, faccio cose, vedo gente, vi aspetta e quindi lasciamo spazio a Max Alberici e Matteo Monaretto, noi torniamo domani. L'ultimo giorno della settimana. Ma in realtà Andrea vi aspetta questa sera alle 18 con fuori dall'aula questo bel programma che questa sera avrà a tema... Dopo ti passo la banconota. Ho detto mondo è il digitale: eh, ancora opportunità una volta. e pericoli. Bravo, vedi anche il titolo. Buona eh, giornata so, a tutti. Questo. A domani. Aspetta. Eh, vedi? Tempo reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Conosci Locatop? Portiamo in alto persone e materiali specializzati nel noleggio senza operatori con mezzi all'avanguardia, controllati prima di ogni noleggio. Noleggio anche con operatore. Locatop, 12 sedi in Emilia-Romagna, vendita nuovo e usato garantito. Polizie assicurative sui mezzi a nolo, corsi e formazione per lavorare senza incertezze. Locatop, il noleggio che fa la differenza. un secolo di intrecci dell'arte musiva con le principali correnti artistiche italiane, da maestri come Severini, Sironi e Fontana, fino alle visioni contemporanee di Paladino, Plessis e Samori, celebrando il centenario della Scuola del Mosaico dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna. Dal 12 ottobre 2024 al 12 gennaio 2025, Aima Mosaic al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it. Cesco Trimini, da quarant'anni Scuola dell'Impresa di Confesercenti e ora